Mostri sacri e nomi pronti per la consacrazione. Il Festival del Cinema Europeo, oltre a celebrare registi e attori di fama internazionale, apre ai giovani registi pugliesi. A loro è dedicata la sezione Puglia Show Special, inaugurata proprio per dare visibilità alle opere di giovani autori pugliesi. Le caratteristiche per accedere a questa sezione sono creatività, ovviamente, ed una ricerca espressiva fuori dal comune. Lo so, ti sembra assurdo adesso, ma se ci pensi bene non è così impossibile. È successo quasi per caso, in una di quelle giornate stupide che non hanno niente da dire. Faceva caldo tutto a un tratto, e allora mi sono catapultata fuori. Ho riempito il mio zainetto con un telo e libri e mi sono incamminata verso la fermata del 30. Aria liquida come quella estiva, cagnolini che sorridono lingua al vento. È un viaggio in una Lecce come luogo dell'anima. Racconta di un incontro con un artista salentino, una cantante di strada, che si chiama Alessandra De Luca. Ed è stato un incontro proprio che ha fatto breccia, diciamo. Come raccontavo prima, il film racconta molto del potere del suono quando ti arriva, di rimetterti in contatto anche con delle parti perdute di te. Quindi è un racconto, diciamo, che va molto nella direzione del riappropriarsi delle proprie radici anche attraverso questa voce straordinaria. Quindi credo che sia un po'... faccia parte, insomma, dell'universale in questo senso, il tema delle radici e del riappropriarsi della propria anima in un qualche modo. Credo che sia questo l'universale del racconto. Alla base di tutto c'è sicuramente tanta passione, ma anche uno spirito d'osservazione che è fuori dal comune per poter raccontare storie così intense, così particolari. Non lo so, questo non lo devo dire io, nel senso è quello che ho cercato di fare, ma più che di fare sono stata proprio trasportata. Infatti inizialmente il lavoro partiva da un altro presupposto narrativo, era addirittura proprio un'altra storia, è stato proprio questo incontro che ha cambiato tutto. Lo so, ti sembra assurdo, mamma, ma se ci pensi non è così impossibile. Non sgranare gli occhi, dai, ora torno a terra. Ti mostro come si fa, solo perché non pensi che è un'altra delle mie follie. La Mara la conoscevi? La Mara. Rombi. Sono molto contenta di presentare il film al Festival del Cinema Europeo, perché per me appunto è un'occasione per restituire quello che è stato il racconto che ho organizzato attraverso la figura di Mara su quello che è stato il cambiamento del centro storico di Lecce. Quindi, diciamo, sono molto emozionata per questa opportunità. E per anche poter essere dall'altra parte, quindi vedere come le persone, la città si rivedrà all'interno di questo film, perché il film su mare è un film che parla di Lecce, un film che parla dei ricordi e che intreccia attraverso il racconto di questa mare, quindi le tracce di questo personaggio, quello che è stato il centro storico, i vecchi abitanti e quella che ne è oggi la nuova veste. Come nasce questa voglia di dedicarsi al cinema, alla regia? Io parto da un percorso in antropologia e quindi questo lavoro nasce all'interno di un'indagine etnografica che ho svolto a Parigi, e durante questo master in antropologia visiva io ho presentato il soggetto di questo film documentario che ha vinto un premio di scrittura. Quindi, dopo aver preso questo premio di scrittura del CNRS Image, quindi il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica del Settore Immagini e l'École des Hautes Études en Sciences Sociales a Parigi, diciamo, ho trovato questa spinta poi per realizzare questo film. La Mara la conoscevi? Amara.
Rombi. What humans could do is to express yourself through something that is strongly kept in the human memory, which is the base of humanity. That's why I think these festivals, if they go back to the archetype, they could produce in human life what is the most valuable, positive catharsis. They need that. Penso che cultura ha bisogno di continuare una certa qualità della tradizione storica. Se rimane sempre lì, diventa vecchia. Sono veramente molto molto contento di presentare il film al Festival del Cinema Europeo, il Festival della mia città. E ci tenevo tantissimo, Alberto Lamonica, il direttore, lo sa, e ci siamo. C'è questa rivisitazione della festa della Focera vissuta attraverso vari personaggi, vissuta in maniera sicuramente originale, da non perdere? No, assolutamente da non perdere, anche perché penso che sia una delle rare proiezioni nel Salento, e essendo questo un film che racconta un evento salentino, credo che soprattutto il popolo di questa terra dovrebbe essere interessato a vederlo. Hai già idea del prossimo progetto o per Scaramanzia non se ne parla? Ci sono sempre tanti progetti nel cassetto, di base so già che girerò dei videoclip perché adesso diciamo è il periodo di punta e quindi continuo a fare il mio lavoro di regista di videoclip e pubblicità, che è quello diciamo con cui lavoro con più continuità. E poi sì, ci sono due o tre storie che vorrei raccontare, che poi vediamo insomma. È un rito collettivo, una catarsi collettiva, tu immagini poi attorno a questo fuoco gigantesco migliaia di persone a ritmo di musica. La cultura di Focara secondo me sta andando verso una qualità molto in alto. Il mio obiettivo sa qual è? Finire la Focara di Novoli. Allora ho realizzato il mio sogno, allora mi sento un grande. E può morire.